Oggi prepariamo dei dolcetti conosciuti ormai in tutto il mondo, di origine americana. Si tratta dei brownies. Passiamo subito ad elencare gli ingredienti. Per realizzare questi dolcetti occorrono 100 g di farina, 150 g di cioccolato fondente, 2 uova, 100 g di burro, 50 g di nocciole, 20 g di cacao amaro, 150 g di zucchero a velo e un pizzico di sale. Allora, adesso come prima cosa uniamo in una pirofila le farine, quindi la farina, lo zucchero a velo, il cacao e il pizzico di sale. Giriamo bene. Ho già preriscaldato il forno. E adesso andiamo a mettere il cioccolato a sciogliere a bagnomaria. Mettiamo il nostro cioccolato a bagnomaria, cioè una pentola con l'acqua o sopra un recipiente a fiamma bassa, e il cioccolato si scioglierà col calore. Quando sarà quasi sciolto inizieremo a mettere anche il nostro burro. Mentre il cioccolato, come vedete, sta iniziando a sciogliersi, inseriamo anche il nostro burro e aspettiamo che si sciolga tutto. Nel frattempo aggiungiamo le due uova. Le due uova le devo leggermente sbattere, proprio leggermente, tutto a mano, non va fatto con quel frullino. Prendiamo una frusta e le sbattiamo proprio leggermente, non devono essere montate. Le andiamo a inserire per bene. Ok, questa è la consistenza. Una cosa importante: non usate frullini, va fatto esclusivamente a mano, se no non viene il risultato che dovrebbe. Le noccioline adesso le schiacciamo, le tritiamo un po' grossolanamente, non devono essere anche fatte queste, le tritafrutto. Aggiungiamo anche le nostre nocciole all'impasto. Adesso dobbiamo mettere solo il cioccolato che sta sciogliendo a bagnomaria col burro, ed è finita. È una ricetta molto semplice. Col cioccolato si è sciolto, cioè il cioccolato è sciolto col burro, e adesso lo andiamo semplicemente a incorporare nell'altro composto. Mischiamo per bene tutti gli ingredienti. Ho infarinato e imburrato la teglia e adesso andiamo a mettere dentro tutto il nostro composto. Buonissimo, una colosità assoluta. Le inforniamo a 180 gradi per 30-35 minuti. I miei brownies sono pronti. Dopo che li ho tolti dal forno, li ho tagliati a quadrottini, come vedete, e ne escono una dozzina. Ciao, alla prossima!